Mentre continuano i campionati dei gironi A, B, D ed E della seconda categoria, nel girone C è il tempo di playoff e playout. Oggi si sono disputati appunto questi incontri che riguardavano la zona alta e la zona bassa della classifica. Per quanto riguarda la prima semifinale, comprensorio Corace contro Le Castella, è finita 3-3 dopo i tempi supplementari, ma il comprensorio Corace, probabilmente ancora scosso dall'aver perso proprio nella finale di campionato la promozione diretta, se l'è vista brutta contro gli ospiti, che erano andati in vantaggio addirittura per 2-0 con un gol di Tipaldi e uno di Berlinghieri. Poi ci ha pensato Bevacqua a raccorciare le distanze e Lubello a pareggiare, ma poi ancora Berlinghieri è riuscito a portare gli ospiti in vantaggio per 3-2. Ci voleva l'84esimo con un gol di Ciambrone per pareggiare tutto, portare la partita ai tempi supplementari e, rimanendo tale il risultato, consentire al comprensorio Corace di Fabiano di approdare alla finale che sarà giocata contro il Casabona per lo sport, che ha avuto vita più facile contro la Sersalese con un 4-0 con tutti e quattro i gol segnati da Parisi. Nella zona bassa della classifica si è disputata la semifinale play-out tra Petronà ed Amaroni. Hanno avuto la meglio i padroni di casa, era presumibile questo perché avevano avuto un buon vantaggio sulle altre squadre. Però hanno dovuto anche in questo caso sudare le proverbiali sette camici, perché Conte aveva portato in vantaggio la Maroni, poi ci è voluto il gol di Vigo per pareggiare e quello di Scalise per vincere per 2-1 in finale. Adesso la Maroni, che è stato sconfitto, dovrà giocare in casa la finale playout contro la Polisportiva Palermitica.